Cari amici delle recensioni cinematografiche del Ganzino, grazie per iscrivervi a questo canale se lo volete fare e di condividere questo link. Quarto film di questo nuovo filone, mi riferisco a Godzilla vs. Kong, visto a Pisa l'8 luglio alla multisala Isola Verde alle ore 22:30 con 6 spettatori presenti per la durata di 1 ora e 50 minuti senza interruzioni. Proiettato in modalità widescreen di genere fantascienza, qui do giudizio di magnifico. Ambientato in una terra dove uomini e mostri convivono, l'umanità cerca di studiare le loro origini, al fine di poter dominare su di loro e vivere in tranquillità. Ma qualcosa non va per il verso giusto, così Godzilla e Kong inizieranno uno scontro per la supremazia. Film su questi personaggi ce ne sono stati tanti, e a contarli questo è il 36esimo, dove vari registi, dal giapponese Inoshiro Honda, che iniziò la serie nei lontani anni 50, fino a Roland Emmerich, specialista di tanti generi, fra cui quello catastrofico, hanno continuato il filone che oggi è un vero e proprio buster, che comprende e compone un mosaico ben incastrato che si è evoluto col tempo grazie alle moderne tecnologie usate. Il film ricorda anche per la presenza del robot androide Mechagodzilla, un film dello stesso regista giapponese di cui parlavo prima. Gli amanti di questi mostri, i cui film si stanno trasformando come quelli dei supereroi Marvel e DC Comics, resteranno estasiati. Un progetto che sembra ormai ben avviato. Un doppiaggio e un'interpretazione attori ottima, una trama eccellente, una location stupenda e degli effetti speciali stupendi, insieme ad un montaggio e sequenze con una regia e colonna sonora perfetta, fanno sì che il film si deve vedere. Bene amici, è tutto, alle prossime, hashtag andiamo al cinema.